buonasera e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi faremo, come vedete, un unboxing di tutti questi pacchi e voi vi domanderete che cosa ho fatto per terra. Beh, semplice, perché nella mia scrivania, dove tengo il computer e tutte le mie cose, non c'era posto per fare un unboxing e non ho un tavolo per unboxare i miei pacchi. Oggi ho voluto fare un video un po' diverso dal ciclismo, dalle pulizie della macchina, della pulizia della bici, che sono tutti video già fatti, e allora oggi mi sono dedicato al unboxing di questi pacchi che adesso vi farò vedere. Prima iniziamo con i pacchi più piccoli, andiamo ad aprirlo. Qui dentro abbiamo una lampadina smart che andrò ad applicare alla mia lampada che tengo qua in camera e dovrebbe essere compatibile con assistenti vocali e con applicazione che andremo a installare nei prossimi giorni. Intanto lo mettiamo un attimo da parte. Andiamo con il secondo pacco. Qui abbiamo un borsellino che adesso andiamo ad aprire da questa confezione. Troviamo un adattatore jack 3.5 mm e un microfono che andrò a installare quando andrò in bici o per migliorare i miei video qui su YouTube. Non costa neanche tanto, l'ho trovato a 13-14 euro mi pare su Amazon. Magari vi lascio il link qua sotto in descrizione se anche voi siete interessati. E dopo abbiamo un caricabatterie della GoPro. Andiamo a scoprire che cosa c'è dentro. Abbiamo un manuale di istruzioni e un caricabatterie della GoPro in plastica con questo satinato, una batteria che dovrebbe essere compatibile con la mia GoPro Hero 8 Black che va inserita nell'apposita postazione, e al suo interno abbiamo il suo cavo USB-A con USB-C. Lo andiamo a mettere un attimo da parte. Dopo passiamo a questo pacco più grande, andiamo a scoprire cosa c'è al suo interno. Qui abbiamo una lampada di Xiaomi, la Mi LED Desk Lamp 1S. Ho scelto di prendere questa lampada di Xiaomi, tanto tiriamo via il pacco, perché dalle recensioni era una bella lampada, è compatibile con il mio assistente vocale Alexa, e senza continuare quando arrivo a casa dal lavoro la sera senza accendere la luce, uso la mia lampada, così almeno non illumina tutta la camera ma illumina solo quello che mi serve. Andiamo a togliere gli adesivi e con molta delicatezza andiamo a scoprire cosa c'è al suo interno. Abbiamo in questa confezione una presa italiana, una presa che andremo ad attaccare alla nostra lampada e questa alla corrente che farà funzionare la nostra lampada Xiaomi. Abbiamo le istruzioni, adesso andiamo a scoprire cosa c'è al suo interno e con molta delicatezza, senza fare danni. Allora, un sacco di carta che non so a che cosa serva. Ok, adesso andiamo a scorrere spostando la basetta. Ok, perfetto, andiamo a tirarla su e abbiamo una fila LED di luci, abbiamo un pulsante per accendere e spegnere il LED e la intensità girando questa rotella dove c'è il più e dove c'è il meno per l'intensità di luce. Andiamo a togliere questa plastichina che circonda la basetta. Ok, dopo ve la farò vedere sulla mia scrivania attaccata. Questa è la mia lampada sulla scrivania, adesso ve la accendo e fa veramente tanta luce come potete vedere. E adesso andiamo avanti con il nostro unboxing. Apriamo questo pacchettino più piccolo. Qui dentro troviamo i tagliaunghie, che uno è per i piedi e il più piccolo è per le mani. Siccome io qui da mia nonna non ce l'ho, ho deciso di comprarlo, così almeno ne ho due tutti per me. Bene, dopo aver ripulito tutto il casino che c'era qui, andiamo avanti con l'unboxing. Apriamo quest'altro pacco grande e proviamo la nostra bilancia. L'ho ordinata perché non avevo una bilancia e facendo sport ero interessato a vedere quanti chili pesassi. Allora, con molta delicatezza spostiamo gli altri due pacchi che andiamo a scoprire dopo. Al suo interno troviamo delle batterie classiche che dopo andremo a mettere nella nostra bilancia.
la nostra bellissima bilancia, che è smart e si può comandare da applicazione, che può registrare tutto il mio peso e quello che sia, che dopo andremo a vedere insieme. Intanto la mettiamo da parte. Abbiamo il libretto di istruzioni di come si usa la bilancia, di cui si andrà a mettere il nome, l'altezza, il compleanno e la modalità di atleta, eccetera. Però questo intanto non ci interessa e intanto lo mettiamo da parte. Nella confezione non abbiamo nient'altro. Andiamo a mettere le nostre file alla bilancia. Allora, una, due e tre. Chiudiamo, vediamo se c'è qualche pulsante. No. Ok, allora basta mettere il peso, diciamo, dei piedi sulla bilancia, dove ci sono questi anelli argentati. Si appoggia, si accende e qua ci dà il nostro peso. Ok, intanto la vediamo da parte e andiamo avanti con il nostro unboxing. Plastica, fattura, e qui troviamo questa confezione per la mia GoPro Hero 8 Black. Andiamo a spacchettarla. Andiamo ad aprirla con delle chiavi, andiamo a tirare via i sigilli. Ok, dopo aver rovinato anche la scatola, andiamo a scorrere e troviamo sempre le solite istruzioni, un supporto per la nostra GoPro con la sua vitina e una confezione, più che una confezione, una scatoletta dove andremo a mettere all'interno la nostra GoPro con un microfono esterno con USB-C, il tasto per far partire le nostre registrazioni, una micro USB, una USB-C e un jack delle cuffie che vi ho fatto vedere all'inizio quando vi ho fatto l'unboxing. Qui si può mettere un microfono esterno, qui un altro microfono esterno e qui dove si accende la nostra GoPro e qui dove si va ad inserirla, che vi farò vedere dopo. Intanto mettiamo da parte. Bene, passiamo all'ultima scatola. Che ho preso da Zalando un paio di scarpe che mi piacevano. E ho preso un paio di Adidas Superstar perché le mie povere sono finite. Allora, sono in pelle, la suola è leggermente altina per più comfort, sono molto belle, resistenti, hanno questo nero con scritto Adidas in lucido e le strisce sempre lucide, con gli occhielli per il supporto dei lacci nero e scritta Adidas in oro e nero. Queste sono l'ultimo acquisto che ho fatto. A me piacciono molto. Bene, fatemi sapere qui sotto con un commento se questo video unboxing vi è piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Condividete questi video con i vostri amici. Seguitemi sui miei social network come Instagram e Facebook. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!